Signore e signori, benvenuti al Pala Fabiani di Formia. Siamo qui pronti per assistere alla terza giornata della Serie C Gold Laziale. I padroni di casa del Meta Formia ospitano oggi il San Paolo Ostiense, formazione che attualmente occupa la decima posizione in classifica, i stessi punti della Formia 2 che la guarda a sole due posizioni di vantaggio. Andiamo a leggervi velocemente le squadre quando mancano 20 secondi alla palla 2. Il Formia con Di Rocco, Cota, Marziali, Rodriguez, Norbedo, Della Blanca, Massaro, Lamura, Gattesco e De Pippo. Il San Paolo invece è arrivato a Formia con Melengoni, Poggiorella, Miscione, Moretti, Loi, Ser Nicola, Tocci, Giannini, Garofalo, Conte, Cocchi e Galli. Avete visto nelle immagini il momento dell'inno nazionale, il momento in cui sono state lette le due formazioni. I due quintetti in campo si schierano mentre il cronometro va a zero. Sta per iniziare la terza giornata. Al commento Davide Guzzardi, alle riprese Nicola Dell'Anno. Aspettiamo la palla 2 del direttore di gara. Gattesco, Lamura, il capitano Rodriguez, Norbedo. E inizia la palla 2, il primo possesso è del San Paolo. Avanza la formazione ospite con la casacca blaugrana, bande orizzontali, attacca dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. Veloce il possesso, cerca l'affondo la squadra ospite che va al tiro con il numero 6, Ser Nicola, che segna i primi due punti di questa partita. Subito dall'altra parte il Formia, Lamura qualche problema nel controllo, lascia a Norbedo. Attenzione alla palla rubata da Loi che va fino in fondo, l'appoggio al tabellone, la palla viene respinta dalla parte bassa del ferro e allora va in contropiede il Formia, il contatto di Cota che appoggia al tabellone, il ferro risputa però il pallone fuori, puoi ripartire quindi la squadra ospite. Bella qui la finta di Ser Nicola che serve ancora il numero 5 Federico Loi, playmaker. La palla fuori per il tiro da tre di Mattia Giannini, il capitano però non riesce a essere efficace dal perimetro. Norbedo l'affondo ancora, Sota va con il gancio, ancora una volta però il pallone che viene respinto dal ferro e quindi subito il San Paolo Ostiense dall'altra parte. Loi per Galli. Il quasi intercetto di Norbedo, ancora per il pallone per Ser Nicola, l'autore degli unici due punti fino a questo momento della gara. Qui chiude a sandwich da Gattesco e da numero 15 Lamura. Primi liberi di questa partita. Sono per Pier Giorgio Galli. E il primo viene respinto dal ferro. E fuori anche il secondo e la Formia può ripartire. Cota. Solo angolo di passaggio, viene dietro ad aiutarlo Gattesco e poi gli restituisce il pallone. Ora un po' di spazio Cota. Prova ad avanzare con le gambe, poi la palla per Gattesco fuori per il tiro da tre, fuori. Ma recupera subito palla Gattesco, Cota. Bene al rimbalzo in attacco il Formia che adesso va con Cota che sale in cielo in fila due punti e andrà in lunetta per il tiro libero supplementare. Un fallo a testa fino a questo momento, va Cota e la palla entra. Gioco il tiro con il pallone che danza sul ferro e Loi mette due punti.
giù dall'altra parte il Formia con la mura, la palla per Cota, deve darla fuori dal perimetro, il tiro che non arriva neanche al ferro, completamente sbagliato il tiro di Norvedo. Palla per il San Paolo Ostiense, avanza con Ser Nicola, vicino a lui c'è Lloyd, Ser Nicola vince ad andare a destra da Mattia Giannini, Galli di nuovo per Giannini, arbitro ferma tutto, il fallo giudicato dalle smorfie di Gattesco che va subito a sedersi in panchina, entra con il numero 17 Perez Gonzalez della Blanca. Qualcosa di Ser Nicola che va da Galli, gira attorno all'arco con Loeges, prova la penetrazione, getta in aria il pallone al rimbalzo Rodriguez, fa ripartire subito i suoi, la palla messa nelle mani proprio del nuovo entrato, ah no, di Lamura, scusate, Norvedo, Cota, il tiro del numero 15 Giovanni Lamura che mette a segno la tripla che porta avanti il Formia 6-4, il punteggio con 6-40 sul cronometro, palla San Paolo Ostiense, lasciato tutto solo qui Mattia scusate Mattia Giannini, a tripla risponde tripla, combattuto questo primo quarto, Norvedo va fino in fondo, alza il pallone e mette altri due punti, sono i primi due della sua partita. Attacca adesso la squadra ospite, palla nelle mani di Loi che gira per Giannini, ancora Conte che non riesce a sfondare, ruba palla, il Formia finisce giù. Vediamo cosa segna l'arbitro, una rimessa per il San Paolo Ostiense, non c'è fallo su Norvedo. Deve andare però a pulire dove è cascato il numero 12 del Formia. Allora, ricordiamo il punteggio quando mancano 5 minuti e 51 secondi alla fine del primo quarto, Formia avanti di un punto, 8-7, 3 punti di Lamura e di Cota, 2 per Norvedo, 3 punti per Giannini, 2 per Ser Nicola e Loi. Quanto riguarda il San Paolo Ostiense, miglior marcatore della Formia Francesco Pio Cota con 47 punti nelle prime due partite, una media di 23 punti a partita, poco più, 3,5 a partita. Dall'altra parte risponde proprio il capitano Mattia Giannini, anzi è per Giorgio Galli con 29, subito dopo Giannini con 28. Sono di Rocco e parla con i suoi. Perez lascia il pallone a Norvedo, si va da Cota sul perimetro, il tiro respinto dal ferro, parte di Lamura dall'altra parte, qui prende il contatto per crearsi un po' di spazio al rimbalzo offensivo del San Paolo Ostiense che cerca di far girare la palla, già da tre, il tiro viene respinto dal ferro e può ripartire il Formia con doppiete con Cota, prova il gioco di gambe, si perde per un attimo il pallone, quindi deve andare da Rodriguez che tira da tre. Rodriguez, siamo 11-7 con la tripla del capitano. Dall'altra parte però prova a rispondere il San Paolo Ostiense, costringe Giannini al fallo Lamura.
punta il numero 9, capitano della formazione ospite. Partita. In questo momento 3 punti a referto per lui. ...4.47 sul cronometro, 11-7 il punteggio. Formia che già è a 3 falli contro l'unico fallo del San Paolo Schenze. Il primo entra. Ed entra anche il secondo, sale a quota 5 Giannini, ma soprattutto riporta il San Paolo a contatto. Un possesso di distanza tra le due squadre. Perez, sui ricambi di Perez, il palleggio con la mancina, lascia poi a Rodriguez. E da tre ancora Rodriguez. Fantastico gioco con calma olimpica di Pablo Ariel Rodriguez. 14-9 il punteggio con Paolo Schenze in possesso di palla, la palla che gira nelle mani di Federico Loi. Rodriguez Norberto sceglie di andare ancora dal suo capitano, poi Conte prova da 3, secondo ferro e al rimbalzo salta altissimo Norbedo che lascia dietro a Cota. Passaggio dietro la schiena per Norbedo. C'è il fallo fischiato alla mura. Quarto fallo per il Metaformia. Attenzione a 3 minuti e 45 secondi sul cronometro. Attacca la formazione ospite adesso con Loi che prova la distanza considerevole, primo ferro e può ripartire Rodriguez. Lascia Perez che va a prendersi il contatto, sfondamento per il direttore di gara. Al Formia, il fallo quindi è stato del giocatore del San Paolo Schenze. Norbedo chiuso tra due, finisce giù il fallo del numero 5 Federico Loi. Sale quindi la quota dei falli anche per la squadra ospite, che era stata quasi perfetta da questo punto di vista fino adesso. Arriva a 3 De Pippo per Perez. Norbedo nelle mani di Rodriguez, ancora Perez cerca spazio per andare al tiro e va a prendersi il fallo. Andrà in lunetta il numero 17 della Blanca, Perez Gonzalez. Il primo entra, sale a 15 il Metaformia e fate pure 16, entra il secondo libero. Formia prova un allungo nella parte finale del primo quarto per Nicola. Per Loi, ancora Ser Nicola, finita il tiro e scappa via Perez per la palla diretta nell'angolo per il numero 9, un cross praticamente di Mattia Giannini che non trova nemmeno il ferro. Norbedo subito dall'altra parte, il Formia. Rodriguez, il blocco di Perez, la palla gli viene restituita da Rodriguez, qui la palla è del San Paolo Schenze. Ottima azione difensiva, quindi arrivano altri cambi per la squadra ospite che oggi gioca in blaugrana.
San Paolo Ostiense. La vittoria è l'ultima gara contro Frascati, sconfitta invece nella prima giornata contro il del Grottaferrata per 70-56. Anche il Formia ha lo stesso score di una vittoria e una sconfitta. La vittoria nella prima giornata 82-64. Qui la stoppata intanto pregevole di Garofalo, per cui si perde il terreno. Riccardo Moretti, diciamo, il Formia che ha vinto la prima partita di questo campionato in casa 82-64 contro l'Anzio Basket. È arrivata poi la sconfitta 81-75, la vittoria della Virtus Fondi. Virtus Fondi che al momento è prima in classifica, ha già giocato questa terza giornata. Per cui la tripla di Rodriguez viene spinta via dal ferro, ha vinto in casa ancora del Frascati che invece è ultimo a 0 punti. Le due squadre in testa a 6 punti sono Virtus Fondi e Petriana Roma. Petriana Roma che ha giocato a sua volta già questa terza giornata vincendo per 63-61, vittoria di misura contro Smith Centro Roma. Torniamo però a come tale la partita perché c'è Garofalo in lunetta. Arriva in doppia cifra anche il San Paolo Ostiense. E sbaglia il secondo libero. Non buono il rapporto con la lunetta per il San Paolo Ostiense in questo avvio di partita. Cota si mette nelle mani di Rodriguez, buona detto per Perez che però si perde ancora una volta il pallone, il secondo di fila. E allora va da tre il capitano della squadra ospite, fallisce al rimbalzo però è molto più utile Perez che infatti riconquista il pallone, alimenta l'azione offensiva. La messa nelle mani di De Pippo che sbaglia la tre, non riesce a trattenerla il capitano Rodriguez. San Paolo Ostiense che prova in questo ultimo minuto del primo quarto a ricucire lo strappo. Due possessi pieni di vantaggio, va da tre Garofalo, il primo ferro, sputa via il pallone. Cota supera il primo avversario grazie al blocco di Perez, va fino in fondo e l'appoggia al tabellone e al ferro. Cota, sono altri due punti per lui. Sarà quota 5 in questa partita. Al momento comanda Rodriguez con le due triple trasformate. Moretti. Eccolo proprio Rodriguez che sporca il pallone che resta però nelle mani dei giocatori della squadra ospite. Tra 3 ancora una volta Giannini, mano freddissima dal perimetro, è entrata solo una. Pirocco molto bene su Loi, poi si mette nelle mani di Cota e si allontana a vedere spazio all'angolo alla destra del numero 6 che va ancora in fondo, appoggia di nuovo al tabellone, prende una spinta che l'arbitro vede, ma intanto sono due punti e all'ultimo possesso finisce così 20-10 per il Formia nel primo quarto. Siamo tornati in campo 20-10, il risultato alla fine del primo quarto, il Formia comanda in casa grazie soprattutto ai 7 punti di Francesco Pio Cota e ai 6 di Paolo Ariel Rodriguez. Rodriguez che sta qui nelle mani di Pippo, la mette in mezzo per Perez che segna i primi 2 punti della sua partita, anzi no, secondi 2 punti della sua partita, sarà 4. Diversi errori per lui nel primo quarto, cerca però di rimanere in partita il San Paolo Ostiense che ne segna 2 adesso con Garofalo. Rodriguez, De Pippo, ah bello il tiro in sospensione da dietro, 2 punti anche per lui. Loi, Giannini per Miccione,
ferma, tiro praticamente da fermo, Cota, dove recupero palla, De Pippo per Di Rocco, un fallo però, un contatto in area, fallo del numero 4, Riccardo Moretti. Contatto a palla lontana in area, una spinta, Cota alla rimessa per Perez, fuori per Rodriguez, si va da De Pippo che torna da Rodriguez che si gira, pesta però la riga di fondo Rodriguez, cambio di possesso, si torna quindi con il pallone nelle mani dei giocatori della squadra ospite, attacca sempre dalla sinistra alla destra dei ospiti, Giannini dentro per Garofalo che si gira al rimbalzo, ci va Di Rocco, la tocca Loi secondo l'arbitro, 4-1-2 quando sono 8 e 15 sul cronometro del secondo quarto, per chiudere questo primo periodo di gioco. Di Rocco, Cota dentro, bellissimo il later pass per Rodriguez che non riesce a metterla dentro, ma c'è il fallo e quindi il capitano del Formia andrà in lunetta. Trasce Loi per fare spazio a Gabriele Cocchi. Chiama lo schema Di Rocco. Rodriguez sta per andare in lunetta, lo score del capitano del Formia, 30 punti nelle prime due giornate, una media di 15 a partita, il primo libero però viene sputato via dal ferro. E fuori anche il secondo, c'è il fallo poi di Cota nel tentativo di andare a recuperare il pallone al rimbalzo. Fermo a 6, ne mancano 9 per raggiungere la sua media, è stato un percorso netto, 15 nella prima, 15 nella seconda, devo dire di ricchezza, la palla per Giannini che fa saltare a vuoto Di Rocco, poi va a cercare di appoggiare la palla dentro, si lotta al rimbalzo, arriva il canestro del numero 10 Federico Garofalo e anche il fallo di De Pippo. Quindi due punti e tiro libero supplementare per Federico Garofalo che ha iniziato quindi molto bene questo secondo quarto. Il libero viene sparato fuori. Cota. Va il blocco Perez, non riesce, Cota riesce comunque ad arrivare fino in fondo. E ancora lui, sempre lui, Francesco Pio Cota, due punti, fallo e quindi si va in lunetta per il libero supplementare. Quando c'è bisogno di uno strappo è il numero 6 a darlo per la squadra di casa che vuole mantenersi a distanza. Entra anche il libero di Cota che diventa il primo della partita, raggiunge la doppia cifra, 10 punti. Per lui che viaggia con una media di 23,5. Ma siamo appena all'inizio del secondo quarto. Continua così, presumibile che ritocchi anche positivo questa media. Al rimbalzo però sono quasi solo maglie blaugrana. Poi arriva la tripla di Miscione. 27-17, 10 punti di vantaggio, più di 3 possessi tra le due squadre. Di Rocco prova da 3, palo, scappa via quindi Miscione, gira attorno a Di Rocco, vede uno spazio, ci si infila, la tocca benissimo Perez,
che salva Capra, Cavoli e possesso che diventa per le maglie bianche Cota. Step back di Cota e ancora lui si è attivato Cota in questo secondo quarto. 7 nel primo, finora 5 nel secondo, il risultato è 29 Metaformia, 17 San Paolo Ostiense, che diventano 19 con il bel canestro di Giannini, che prende un contatto per crearsi lo spazio per andare tranquillamente ad appoggiare poi il pallone in retina. Cota, bel passaggio, cambio mano dietro la schiena di Rocco, ancora Cota che ci prova da 3. Cota, quanto abbiamo detto in totale per questo ragazzo fino a questo momento della partita? Statistiche in continuo aggiornamento, sono 8 punti, mentre a bomba risponde bomba, perché arriva anche la tripla di Mattia Giannini che tiene a galla i suoi. Time out per la squadra ospite. E torniamo in campo, così come era finito il primo quarto, resta il divario tra le due squadre, 32 Formia, 22 San Paolo Ostiense. Di Rocco, che adesso avanza, trovato in campo Gattesco, qui si va dalla mura che alza il pallone che non viene accolto però dalla retina, quindi può avanzare Miscione, il pallone nell'altra metà campo. Cede a Merengoni, di nuovo Miscione, buttano dentro il giocatore del San Paolo Ostiense, la finta di Giannini che poi si lancia il pallone sui piedi. Per l'arbitro però c'è stato fallo di un giocatore del Formia e quindi pallone che resta in possesso della squadra ospite, si prepara a entrare per la formazione di casa Aldo Marziali. Stessi la mura, per nulla contento a quanto pare della decisione del suo coach, che parola che scambia con lui, probabilmente si è messo fuori per una questione di falli. Marziali che è ancora secco di punti in questo avvio di stagione. Miscione contro il nuovo entrato che gli muove le braccia davanti, lo supera, finisce anche a terra il numero 7 in maglia bianca. Miscione sbaglia il tiro ma prova al ribalto, si mette nelle mani del numero 17 Gabriele Cocchi che sbaglia la tripla, poi finisce fuori, cambia di possesso, palla al Formia. 4:31 sul cronometro, ancora 32-22 il punteggio. Cota prova da 3, il pallone scherza con il ferro e viene sputato fuori, ancora però il Formia in possesso sempre con Cota, va a fare blocco Gattesco, Cota prova una magia che gli riesce a metà, poi le dà un pallone d'oro e le mani di Gattesco che non se l'aspettava certamente perché lo perde. E allora va al tiro, benissimo Miscione, seconda tripla della sua partita e 6 punti tutti nel secondo quarto. Di Rocco, palla fuori, possesso è per il San Paolo Ostiense, mentre il tabellone dice 24, quindi tiro solo da 2 di Miscione. Ha pensato la linea il numero 3 Blaugrana, che adesso tiene il pallone tra le mani, lo gestisce a fine in fondo, lo alza, palla supera tutta la linea del ferro e finisce dall'altra parte nelle mani di Cota. Un momento si perde il pallone Marziali, Cota si muove, si fa vedere, Marziali restituisce il pallone, non ha bocca alla finta Merengoni, poi il San Paolo Ostiense non riesce a mantenere il possesso del pallone,
che diventa buono per la rimessa da fondo campo praticamente per il Formia. Pronto a rientrare Rodriguez, da sedersi presumibilmente Cota. Qualche minuto di riposo per il numero 6. Vedersi anche De Pippo, entra con il numero 12 e di nuovo Norberto. Di Rocco il secondo ferro, la palla che non entra, un po' lo Schienze che può ripartire dalla conduzione. Norberto subito a caccia del numero 3, così va da Merengoni. Bella palla dall'altra parte per Giannini che entra nell'area verniciata. E mette in retina due punti, 32-26, accorcia le distanze il San Paolo Ostiense a due possessi pieni di distanza. La tripla di Rocco viene sputata dal ferro, mantiene per il possesso il Formia con qualche momento di apprensione. Norvedo viene toccato dietro dal numero 1 Merengoni, fallo. Formia che quindi mantiene il possesso del pallone. 4 i falli del San Paolo Ostiense, situazione invertita rispetto al primo quarto per quanto riguarda i falli. Norvedo per Di Rocco, il tiro, la palla che gioca con il ferro ma finisce fuori da questo e fuori dal canestro. Miscione contro Di Rocco. Cocchi, il tiro da tre di Cocchi, secondo ferro e la palla che entra, tripla di Cocchi e time out sul punteggio di 32 per il Formia, 26, anzi no, giustamente 29 per il San Paolo Ostiense. La tripla di Gabriele Cocchi, i tre punti della sua partita, sicuramente uno strappo importante, ha ricucito il San Paolo Ostiense che adesso è a un solo possesso ancorché pieno di distanza quando mancano 1 minuto e 58 secondi alla fine del secondo quarto e quindi del primo periodo di gioco per arrivare a metà partita. La squadra di Rocco insegue la seconda vittoria stagionale, così come il San Paolo Ostiense di mister Carlo Colella. Percorso praticamente opposto quello delle due squadre. Il Formia ha vinto la prima in casa, sconfitta poi la seconda in trasferta. E quanto riguarda il San Paolo Ostiense è stata la sconfitta nella prima, sempre però in trasferta, e la vittoria è la seconda partita in casa. Si gioca qui per cercare di invertire la tendenza che vede le due squadre vittoriose in casa e perdenti fuori dalle mura amiche. E adesso il Formia è avanti, solo tre punti, ma è avanti. Norberto che può avanzare. Di Rocco, Rodriguez contro due, trova una bella taccia per Gattesco, si torna da Norberto che palleggia resta il tiro allo scadere dei 24, la palla che non entra, contro piede del San Paolo Ostiense da tre, il tiro del pareggio lo mette a segno Gianmarco Miscione, 32-32. 8 punti di un'importanza capitale del numero 3 del San Paolo Ostiense. E poi però dall'altra parte c'è un genio di nome Rodriguez che va a segno, 2 punti, si prende il fallo che è il quinto se non vado errato per quanto riguarda il San Paolo Ostiense. 2 punti più tiro libero per il numero 10 in maglia bianca. Ancora non era andato a segno Rodriguez questo secondo quarto.
Ecco il tiro dalla lunetta Rodriguez, e questa volta entra, ha sbagliato i due. Terzo è il più importante perché rimette un possesso pieno tra le due squadre. 35-32, 1-0-2, ancora da giocare per questo secondo quarto. Si infila nelle maglie della difesa del Formia Giannini. La palla però non viene accolta dal canestro, allora il Formia dall'altra parte di Rocco Rodriguez finta tutto e si rimette le mani lì di Rocco. Gattesco per un momento si perde il pallone, di Rocco l'alza per Rodriguez che si torna fuori da di Rocco, va al tiro! Giorgio Di Rocco ne ha sbagliati tanti, li ha sbagliati tutti fino ad adesso. Entrano i tre più importanti di questo scampolo di partita. 25 secondi sul cronometro, ultimo possesso, presumibilmente ultimo possesso per il San Paolo Ostiense. Anticipa Melengoni, il proprio compagno lo osserva, adesso si perde il pallone, si torna però Cocchi che la mette nelle mani di Garofalo. Garofalo segna due punti, c'è il fallo di Rodriguez. 28-32 il punteggio, 38-32. Da aggiornare chiaramente. È stato il fallo sul tiro del numero 10 Garofalo, ma il fallo è stato del San Paolo Ostiense, quindi non viene convalidato il canestro, non c'è tiro libero, c'è cambio di possesso, 5 secondi alla fine, il Formia che può gestire l'ultimo pallone. Bellissima palla di Cota per Gattesco che mette i due punti che vogliono dire 40-32. Il Meta Formia Basketball chiude avanti il primo periodo di partita. Ci vediamo tra pochissimo per la seconda frazione di gara, gli ultimi due quarti di questo Meta Formia San Paolo Ostiense. Diretta dal Pala Fabiani di Formia, tutto pronto quasi per iniziare il terzo quarto di questa partita, la terza giornata della serie C Gold Laziale. Il Meta Formia Basketball è avanti per 40-32 contro il San Paolo Ostiense, che ha diminuito di due punti il gap alla fine del primo quarto, che c'era alla fine del primo quarto, di due punti. Un grande Francesco Pio Cota, 15 punti il primo periodo di questa partita, il primo possesso è del San Paolo Ostiense, che comincia con un fallo guadagnato fischiato a Gattesco, che resta impietrito, quasi incredulo da questa chiamata. La mura Gattesco, Norberto, Norbedo, da dove sia uscito Norberto, Norbedo, Cota e Rodriguez in campo per i padroni di casa che devono difendere. Miscione si mette nelle mani di Giannini che ne mette subito tre e va a pareggiare i conti proprio con Cota, che adesso va a disporsi in attacco con il possesso del numero 12 Norbedo. Rodriguez si fa proprio da Cota, che si infila tra la difesa e San Paolo Ostiense, non riesce però a segnare il canestro. Allora subito la squadra ospite dall'altra parte, Miscione, per il tentativo di Cocchi che non è andato a buon fine, proprio Cocchi che adesso supera Gattesco, si infila, va a contatto con la mura,
che non commette fallo, ma ci ha rimesso. Questa è una botta. Questa è una botta. Il gioco è momentaneamente fermo. Possesso per il Formia. La palla è schizzata fuori. Norbedo. Lavora un po' zoppicando. Si porta in avanti. Gattesco. Norbedo gira attorno. Va poi a segnare due punti importantissimi. Norbedo a secco nel secondo quarto, era rimasto due punti, adesso sale a quota 4. L'ala piccola del Formia che prende un palo praticamente. Miscione. Palla che scheggia il lato del tabellone. Ora quindi da considerare fuori. Adesso per possesso per il Formia che avanza proprio con Norbedo. Gattesco si va a vedere Cota, gli lascia il pallone e si butta dentro il numero 33 che va poi a fare il blocco per l'inserimento di Cota. Un fulmine nelle mani di Norbedo. Cota poi da 3, va al tapin, la mura non ci riesce, la palla poi esce fuori, possesso per il San Paolo Ostiense. La mura che ci ha provato a spingere dentro questo pallone scheggiato dal ferro sulla tripla di Cota. Avanza Melengoni, lascia Giannini e si butta dentro. Miscione per Garofalo, ancora Miscione contro Norbedo. Al rimbalzo va Gattesco. Norbedo avanza, supera tutti, poi il back pass per la mura, non riesce per l'intercetto di Giannini. Melengoni, Miscione contro Cota. Melengoni va dentro per Giannini, la da fuori ancora Miscione che poteva andare da 3, poi è lunghissimo secondo ferro. Rodriguez lotta al rimbalzo e si tiene stretto il pallone. Norbedo chiama i suoi, poi riflette con calma. Si prepara ad entrare Pier Giorgio Galli per la squadra ospite sul cubo dei cambi. Intanto la mura va all'inserimento, butta su il pallone, va alla tapin Rodriguez e sale a quota 11 punti, 44 a 35, 9 punti di vantaggio per la squadra di casa, vogliono dire 3 possessi pieni di vantaggio. Miscione proprio contro Rodriguez, lo allontana con il braccio per la più tutto regolare, si va da Giannini allo scadere dei 24, prova la tripla secondo ferro e Rodriguez al rimbalzo. Cota che può avanzare, prova a buttarsi dentro. Cota alza il pallone, chiede troppo però a se stesso, il pallone esce fuori dalla disponibilità anche dei compagni. Il contropiede del San Paolo Ostiense è finalizzato da Giannini. E sale a quota 17 punti. Esce quindi il numero 10 Garofalo, entra il numero 20 Pier Giorgio Galli. Palla è per la squadra di casa, rimetterà in gioco con Gattesco, al momento a colloquio con mister Di Rocco, con coach Di Rocco, mentre viene asciugato il parquet. Era finito a terra Andrea Melengoni nella lotta al rimbalzo nell'area del San Paolo Ostiense. Norbedo lascia la mura. Norbedo si fa tutto il campo e va a riprendersi il pallone per Rodriguez che passeggia all'indietro, tira per aria il pallone, segna due punti, 46 a 37. Tornato a segnare Pablo Ariel Rodriguez. Giannini proprio per Galli,
contro Gattesco, palla a canestro, allunga il mancino per il gancio, la palla però esce fuori. Norvedo per Lamura, ottimo il movimento di Lamura sotto canestro, lascia andare il pallone di destro. 48-37, è tornata oltre la doppia cifra di vantaggio il Formia. Adesso deve difendere sul possesso di Galli, non trova compagni, non c'è uno scarico facile, si prende allora il pallone Miscione. Buona la difesa del Formia, Miscione, ottimo canestro qui del numero 3 Gianmarco Miscione, sale anche lui a quota 10 punti, 8 tutti nel secondo quarto, i primi due di questo terzo quadro di gioco. Cota che subisce anche un contatto, non riesce a servire un compagno, Cota meno lucido rispetto alla prima parte di gara, che poi c'è il fallo da parte del numero 12 Norvedo. Due cambi, escono Miscione e Melengoni, entrano Loi e Ser Nicola. Due punti a testa per i due giocatori appena entrati tra le file del San Paolo Ostiense. Sono proprio loro due che adesso scambiano il pallone. Loi per Conte, la palla dentro per il numero 20 Galli, strappa il pallone dalle mani di tutti Gattesco, al rimbalzo Cota. Passaggio dall'altra parte del campo per Norvedo, Gattesco per Lamura, che problema a controllare il pallone, poi ancora il Formia, Rodriguez dentro per Lamura che lotta, poi appoggia il pallone al tabellone e segna altri due punti, 50-39, 4 minuti sul tabellone allo scadere di questo terzo quarto. L'intercetto di Norvedo che poi va da solo, subisce il contatto, fallo di Loi, chiede qualcosa di più che un semplice fallo il numero 12 del Formia, che è scappato via dopo questo bell'intercetto. Il fallo di Loi a fermare un canestro che poteva spaccare in due questa partita, preferisce mandarlo in lunetta piuttosto che subire un canestro in campo aperto. Andrà in lunetta il numero 12 Matteo Norvedo, solo due punti fino ad ora, i due del terzo quarto fanno 4 per il numero 12 di casa, che viaggia con la media di 8,5 a partita. La palla viene sputata fuori dal primo ferro, scelta quindi giusta fino a questo momento di Federico Loi, e anche il secondo va fuori. Primo ferro impietoso con il numero 12 in maglia bianca. Galli lotta in mezzo alle maglie del Formia, lo scarico fuori per il compagno, ma il tiro di Conte finisce oltre il ferro. Da un numero 12 ad un altro, Norvedo che avanza per i padroni di casa, va al tiro da 3! Matteo Norvedo! È stata quota 9, è superata quindi la sua media partita. Attacca adesso Giannini, vedo lo scarico per Galli, l'appoggio al tabellone però finisce direttamente nelle mani di Gattesco. Norvedo poi va a conquistarsi questo pallone lanciato dal compagno Rodriguez. Ancora Norvedo, c'è Cota di vicino, Norvedo preferisce andare da solo, viene chiamato un fallo però in favore della squadra di casa sulla partenza di Norvedo, il fallo del numero 6 Filippo Sernicola. Si indica quasi a chiedere spiegazioni, intanto c'è il time out, due falli a testa, 5-2-3-9 il punteggio, 13 punti di vantaggio per il Formia. Con quel che, se dovesse finire così la partita, salirebbe a quota 4, lasciando a 2 il San Paolo Ostiense,
Ricordiamo i punteggi delle gare giocate ieri nello stesso girone della Serie C Gold. Petriana Roma, Smith Centro Roma 63-61, Grottaferrata Sora 2000 92-66, Frascati Virtus Fondi 59-74. Le vittorie quindi di Petriana, Grottaferrata e Virtus Fondi, che portano proprio Virtus Fondi e Petriana Roma al momento da sole in testa alla classifica. Sempre più soli invece Frascate e Sora 2000, 0 punti, così come la Smith Roma Centro. Grottaferrata invece è salita a quota 4, dove potrebbe quindi ritrovare il Formia. La meta è in possesso. Norbedo. Rodriguez. La palla dentro per Lamura. Ancora l'appoggio al tabellone di Lamura. Perfetto in questo fondamentale, in questo terzo quarto. 3 punti nel primo, 0 nel secondo. E 6. In questo terzo quarto vogliono dire 9 punti per il numero 15 del Formia, che adesso si prova a scappare via con Cota. Passaggio sotto le gambe per Rodriguez, un tocco di fino anche un po' inutile a questo punto, e lascia a Perez il pallone, gioca con il ferro, finisce dentro. Il Formia prova a scappare via, 56-39. E qui c'è un fallo chiamato, penso, proprio a Perez. Sì, ma non era un'azione di tiro, di conseguenza non ci saranno i tiri liberi. Semplice, tra virgolette, fallo per Perez. Palla per il San Paolo Stienze. Loi la lascia a Giannini, un po' abbandonato dai compagni, qui lascia andare per aria il pallone, segna e va in lunetta. Ottima giocata del capitano del San Paolo Stienze, che sta cercando di tenere su la propria squadra. 12 punti per lui nei primi due quarti, siamo a 7 in questo terzo, potrebbero diventare 8, dovesse trasformare il libero supplementare. 56-41 il punteggio, con 1 minuto e 59 secondi da giocare prima di andare all'ultimo atto di questa partita. Gattesco asciuga il pallone per darlo poi all'arbitro, che lo restituirà a Giannini. 14 di media per il capitano della squadra di Roma, che segna il libero. Norbedo riesce a metà il blocco, Norbedo va fino alla fine, va poi al tapin, Perez che segna dopo che Norbedo non è riuscito a concludere l'azione. C'è il fallo per qui di Norbedo sul contropiede avversario. Contropiede, dove è arrivato dopo il canestro, quindi non si può parlare proprio di contropiede. Alla quota 8 Perez della Blanca. Fallo considerato antisportivo. C'è quindi il libero prima che il possesso vada a San Paolo Stienze. Ancora il capitano Mattia Giannini. San Paolo Stienze quindi prova a rifarsi sotto in questo terzo quarto, in questo finale di terzo quarto. Giannini da tre, secondo ferro, lotta poi sotto canestro il numero 12 Conte. E c'è ancora un fallo qui di Cota. Ed è stato fischiato ancora un antisportivo. Ok, da come si dispongono i giocatori. Ieri sì. Sì. Ne va in lunetta Riccardo Conte. Entra il primo libero, primo punto della sua partita.
per il numero 12 del San Paolo Ostiense, leggiato sbaglia intanto il secondo, leggiato fino adesso con la media di 15 nell'unica partita in cui è andato a segno prima di questa. Adesso ancora per il San Paolo Ostiense, Loi fitta il tiro e serve Giannini fuori dal perimetro. Garofalo che va da 3, secondo ferro, si impicciano i giocatori del San Paolo Ostiense. Qui il gran passaggio di Cota per Perez che sbaglia sotto canestro. Loi, Giannini contro Rodriguez, prende la linea di fondo Giannini, lo scarico per Conte che arriva sotto canestro, rimbalzo di Rodriguez, si lotta con questa palla il San Paolo Ostiense, qualche discussione per un contatto, prende il fallo il numero 10 Garofalo. Rodriguez che calcia via il pallone, comportamento sicuramente che non sarà piaciuto agli arbitri. Rodriguez che chiedeva un fallo. C'è il cambio, va a sedersi Rodriguez. Deve andare proprio Federico Garofalo in lunetta. Terzo fallo grave del Formia consecutivo. Deve fare attenzione a mantenere i nervi saldi la squadra di Rocco. Va a segno intanto il primo libero di Garofalo. Rientra anche il secondo. Ci sono 12 punti. E arriva anche il libero di Giannini. Dieci punti per il capitano del San Paolo Ostiense in questo terzo quarto. Dato sempre crescente il suo rendimento nel corso della partita, ma perché stanno saltando i nervi alla squadra di coach di Rocco. Loi si butta dentro, prende un contatto, poi al rimbalzo ancora Loi che la mette fuori, gira bene il pallone, la palla la squadra ospite, per cui va al tiro, ancora Conte, c'è un altro fallo, questa volta dovrebbe essere di De Pippo, no, è ancora Perez a commettere il fallo e a questo punto deve andare a sedersi in panchina, può tentare Gattesco, ma attenzione perché ha due tiri liberi il San Paolo Ostiense che può portarsi sotto la doppia cifra di svantaggio dopo che Formia è riuscito a praticamente fare una piccola fuga. 23 secondi quindi dopo di questo, dopo di, dei liberi di Conte, ci sarà l'ultimo possesso, il primo entra, ed entra anche il secondo, si rifà pericolosamente sotto il San Paolo Ostiense a 20 secondi dalla fine del terzo quarto, siamo 58-49. Cota, il blocco di Gattesco, gli gira attorno Cota, Di Rocco ci prova da 3, completamente sbagliato il tiro, si era visto già dal rilascio il pallone, lancia poi via il pallone, via Riccardo Conte tentando la preghiera all'ultimo secondo, finisce il terzo quarto, si rifà sotto il San Paolo Ostiense con il Metaformia sul filo dei nervi, 58-49, ci rivediamo qui tra pochissimo per l'ultimo atto di questa partita. 58-49, inizia l'ultimo quarto di Metaformia, San Paolo Ostiense, padroni di casa in vantaggio di 9 lunghezze. Si è ricucito parzialmente lo strappo tra le due squadre dopo che Formia aveva tentato la fuga nel terzo quarto. A un certo punto sono saltati i nervi per alcune decisioni dell'arbitro, 3 falli tecnici fischiati alla squadra di Rocco che adesso non riesce a segnare, ancora il pubblico imbufalito per un mancato fischio sulla mura.
Paolo Stienzel, pallone nelle mani di Ser Nicola che fallisce da tre, il rimbalzo però ancora Blaugrana, gira bene Conte che lascia andare il pallone, segna i punti numero 4 e 5 della sua partita, ma soprattutto sono i punti del meno 7 di Rocco. Finisce giù Cota, la palla finisce nelle mani di De Pippo, dobbiamo rimanere sull'azione, De Pippo segna i numeri 3 e 4 dei punti della sua partita, 60-51, torna a segnare la squadra di casa che ha bisogno come il pane di ritrovare serenità e soprattutto gioco e soprattutto punti. Sotto canestro ci prova Garofalo, la palla non entra, Di Rocco a perfezionare il recupero e a lanciarsi dall'altra parte del campo. De Pippo per Cota, contro di lui Ser Nicola, numero 6 contro numero 6, c'è il fallo di Ser Nicola. Resta in possesso quindi con 11 secondi per chiudere l'azione. La squadra di casa, Cota che andrà a rimettere il pallone in campo. Zero, 5-1, 8 e 31 sul cronometro. Cota per Gattesco, la mette nelle mani di Di Rocco e poi si lancia nell'area verniciata, lascia andare il gancio destro Di Rocco, la palla non entra, rimbalzo Gattesco, mette il pallone direttamente nelle mani dei giocatori del San Paolo Stiense, si butta dentro il numero 9 Giannini, la palla non entra. C'è la segnalazione dell'arbitro sul fallo di Ser Nicola, applausi ironici del pubblico, le proteste di Ser Nicola gli costano un tecnico e ancora di più gli applausi del pubblico del Palafabbiani. Gattesco che andrà in lunetta. Dovrebbe almeno andare lui. Una vice di Vaccota. Cota che è rimasta a secco nel terzo quarto dopo averne segnati 15 nei primi due. Sbaglia però il tiro libero. Formia che ha 24 secondi di possesso per cercare di tornare con la doppia cifra di vantaggio. La mura per Di Rocco. Avanza, lascia poi nelle mani di Cota, ancora il contatto con Loi, adesso ogni contatto tra i giocatori in campo viene sottolineato dal pubblico sugli spalti del Palafabbiani. Di Rocco per Gattesco che perde il pallone, attenzione al contropiede affidato a Loi, va a Loi fino in fondo, viene toccato da Di Rocco, c'è il fallo e due liberi per il numero 5 del San Paolo Stiense. Pronto Loi che segna il primo, due punti nel primo quarto, 0 e 0 nel secondo e nel terzo, 1 e resta 1 in questo quarto e ultimo segmento di gara. Sbaglia il secondo libero e il Formia può attaccare, 60-52, la possibilità per il Formia di tornare comunque a più 10, Cota però sbaglia il tiro, non riesce a tenere il pallone in campo la squadra ospite, possesso quindi per la squadra di casa che chiama il time out, coach Di Rocco chiama i suoi a colloquio quando mancano 7 minuti e 33 secondi. Il Formia che nella prossima partita dovrà affrontare la Visnova Basket Roma, squadra al quarto posto, al momento ha punteggio pieno, questo posto chiaramente dovuto alla partita in più di Virtus Fondi e Petriana Roma. La Visnova Basket che ha vinto entrambe le prime due partite, 64-44 sul campo del Frascati e 89-76 contro l'Alfa e Omega. Alfa e Omega che sarà la prossima avversaria invece del Polisportiva San Paolo Stiense.
Alfa Omega al momento a due punti. L'unica partita vinta è stata la prima in casa contro la cestistica Civitavecchia per 62-44. Chiaramente una partita più impegnativa quella che aspetta i ragazzi di coach Di Rocco. E adesso giocano il pallone, la palla proprio per Luca Di Rocco che si gira molto bene, Giorgio Di Rocco scusate, che si gira molto bene sotto canestro e la va a mettere per i punti numero 4 e 5 della sua partita, soprattutto sono quelli del più 10, 62-52 con 7 minuti e spiccioli da giocare. Il fallo, vediamo a chi viene segnalato, a Di Rocco. Il secondo fallo dovrebbe essere in questo quarto quarto per gli uomini maglia bianca. In lunetta ci va Gianmarco Miscione, fermo a quota 10, guida la classifica di oggi Mattia Giannini a 22. Pallone entra, 62-53, 1 su 2 per Miscione. Di Rocco, palla dentro per Gattesco e torna fuori da Cota, non può andare al tiro da 3, però può infilarsi in mezzo alla difesa del San Paolo Ostiense e anche Cota torna a segnare. Importantissimo sarà per il Formia ritrovare l'apporto del suo numero 6, il suo miglior marcatore in stagione fino a questo momento, in questo finale di gara. Miscione va da 3, entra la tripla. Anche Miscione si era un po' fermato nel terzo quarto dopo aver impazzato letteralmente nel secondo. 64-56, Cota ancora tira su il pallone, subisce il fallo e saranno due tiri liberi. La rabbia di Cota, il fallo del numero 10 Federico Garofalo, mentre stanno per entrare Rodriguez e Norbedo. Va a sedersi De Pippo e va a sedersi Di Rocco per questi ultimi 6 minuti e 20. Cota dalla lunetta, entra il primo dei due liberi. Si ferma al momento a quota 18 Cota perché il secondo tiro libero viene sbagliato. Più 9 per il Metaforia Basketball, sono 3 possessi pieni di distanza. Il tiro sbagliato da 3 di Conte che poi ha corso subito per andare al rimbalzo, rimbalzo che però è per le maglie bianche. Cota che può avanzare, Rodriguez e Gattesco che si scambiano la posizione per il blocco del numero 33. Cota si butta dentro, gira, gira, quando gira lascia andare poi il tiro sotto misura e segna due punti. 67-56, più 11 si prepara ad entrare per la squadra ospite Gabriele Cocchi, mentre va Miscione da 3, il ferro, poi ancora attentissimo Riccardo Conte al rimbalzo, qui lotta a Cota e va a strappare il pallone, viene fischiato il fallo. Il fallo di Cota. Ancora un tecnico a Cota. Troppo energico qui nel cercare il pallone. Coach Gianni Di Rocco che chiede spiegazioni lumi al direttore di gara. Anche Rodriguez colloquio con l'arbitro.
67-56 il punteggio, 5 minuti 22 secondi ancora da giocare. Ancora un po' di questioni in campo, mentre Cota viene invitato a lasciare il campo. Finisce quindi la partita anzitempo, il numero 6, abbiamo detto quanto era importante, quanto sarebbe stato importante il suo apporto in questo finale di gara, viene mandato negli spogliatoi, mentre Conte segna il primo dei due liberi. Esce il secondo ed esce anche Conte per fare spazio, come avevamo preannunciato, a Gabriele Cocchi. Restano 10 comunque punti di distanza tra le due squadre, il Formia resta con la doppia cifra di vantaggio, sono 4 i possessi tra le due squadre. L'intercetto ancora di Norbedo che va fino in fondo per lasciare Rodriguez, corto però il suo gancio. Miscione, la palla gira, finisce dalle mani di Loi che si ferma, ci prova da 3 e il ferro gli nega la gioia della tripla, rimbalzo la mura, parte di Rocco direttamente per Rodriguez, lungo per Norbedo, c'è fuori di Rocco che viene servito, adesso lascia scorrere anche poi il cronometro il Formia cercando di far passare anche più secondi possibile, lancia il pallone per aria, dopo questa penetrazione Norbedo segna 2 punti di vitale importanza, sale a quota 9 nel suo bottino personale, ma soprattutto sono 69 i punti del Formia contro i 57 del San Paolo Ostiense. Rodriguez qui quasi ruba un pallone, poi ci prova Miscione che deve liberarsi del possesso, ci ritorna dopo il rimbalzo perfezionato da Garofalo, si va tra le mani di Giannini che sbaglia il tiro, ancora il rimbalzo per il San Paolo Ostiense, molto più attivo dei palloni di casa in questo fondamentale, va Giannini da 3, secondo ferro, Rodriguez in collaborazione con Gattesco tiene il pallone il Formia. Norbedo, Gattesco fuori ancora per Norbedo che ci prova da 3, il tiro è completamente sbagliato già dal rilascio del pallone. Loi può scattare seminando di Rocco, poi lascia Giannini che tira da 3, morbidissima e la palla che entra e c'è il time out. 69-60, torna a meno 9 la squadra ospite con Mattia Giannini che era ancora secco in questo quarto quarto, sarà quota 25 punti mentre si è fermato Cota a quota 20, Cota che ha quindi ritoccato al di sotto la propria media che era di 23 e mezzo, 47 punti fatti queste prime due partite, ci dobbiamo aggiungere i 20 di oggi, sale quindi a quota 67 nelle prime tre gare e quindi ha 22 spiccioli, anzi ancora di 22 spiccioli. Da giocare, 6-9-6-0 in favore dei padroni di casa, va in pressione subito il San Paolo Ostiense dopo la tripla di Giannini che ha ridato fiato alla squadra di coach Corella. Norbedo, Di Rocco contro Loi, Loi che lo tocca, fallo del numero 5. Con il San Paolo Ostiense che aveva raggiunto il limite e quindi va in lunetta il numero 0 in maglia bianca.
fondamentale sarà per il Formia sfruttare proprio questo fattore, anche se il primo libero di Rocco esce fuori, sputato via dal ferro. Con il secondo che entra, 70-60, si mantiene a distanza di sicurezza la squadra di coach di Rocco. Loi fuori per Giannini, per Cocchi, ancora Giannini, l'intercetto di Rodriguez, il passaggio diretto a Loi, la mura perfeziona il recupero, si mette nelle mani di Rocco. Norbedo si va a mettere nell'angolo, Rodriguez servito adesso dalla mura, c'è il contatto subito però da Giannini, fallo su Rodriguez, il capitano del Formia andrà in lunetta per due tiri liberi. L'abbiamo detto, sarà fondamentale veramente per il Formia, ora che anche Cota finito negli spogliatoi. Il primo di Rodriguez entra, sono 14 per lui in questa partita, 71-60. Fate pure 72, fate pure 15, perché il secondo libero di Rodriguez entra e va poi a recuperare questo pallone sbagliando un 1 contro 0, recupera però il rimbalzo e va di nuovo a segnare Pablo Ariel Rodriguez. È tutto Rodriguez in questo finale per il Formia. Ti poi va a chiedere scusa a Loi, con il quale evidentemente c'è stato un piccolo contatto, ma 74-60, dietro aumenta il divario, penso che sia uno dei massimi vantaggi del Formia da quando è iniziata la partita, grazie a quell'intercetto fantastico di Rodriguez. Qui Cocchi ha quasi una lay-up, non viene però finalizzato il rimbalzo di Gattesco nelle mani di Rocco, che con tutta calma adesso può gestire il pallone per evitare di prendere infilate in contropiede Rodriguez. Eccolo qui però che perde padre Rodriguez, e allora parte Miscione che va fino in fondo, appoggia il tabellone e segna due punti. Sale a 15 in questa partita Miscione, 74-62. Quattro possessi pieni, qui il pallone per la mura con Gattesco che non era ancora entrato nella metà campo offensiva. Un errore di Lamura, quindi c'è il turnover, cambio di possesso per il San Paolo Ostiense, che rimetterà in gioco con il numero 3 Miscione, mentre continuano i cambi, la girandola di cambi. L'arbitro qui va al tavolo a consultarsi, cedendo qualcosa. Vediamo se si può tornare a giocare. È Loi a rimettere in gioco il pallone per Miscione, di nuovo Loi. Conte, la palla gira di nuovo per Loi, si perde palla il San Paolo Ostiense con il numero 12 Norbedo, che stava andando via in campo aperto dopo aver rubato palla a Miscione, che poi era finito di nuovo nella propria metà campo. Si rammarica Norbedo, che aveva chiaramente preferito che l'azione proseguisse. Non c'è il vantaggio però nel basket, Gattesco per Norbedo, si prende un po' di spazio, poi va da Gattesco dentro per Rodriguez, spada a canestro, si gira, va col mancino sporcato e rubato quindi dal San Paolo Ostiense, che parte con Conte, si gira la palla per Miscione che finta la tripla, poi si butta dentro, si va da Giannini, la palla da tre sputata dal ferro di Rocco, lotta e tiene il rimbalzo. 1 minuto e 20 adesso da giocare per chiudere questa partita. Va di Rocco, Norbedo ci prova il tiro, prende il ferro,
Rodriguez che va in rimbalzo, prende il pallone, ma c'è stato fallo proprio su Rodriguez che andrà nuovamente in lunetta. Esce Gattesco, entra con il numero 24 Antonio Massaro, con Rodriguez che segna il primo libero. Si ferma però a 18 lo score di Rodriguez, il secondo libero viene, non va a segno. Qui Loi tira il pallone per aria, c'è il fallo per il San Paolo Ostiense, quindi resta in possesso con 16 secondi ancora per poter chiudere l'azione quando siamo all'ultimo giro di lancette. Da 3 sbaglia Miscione, mantiene però il possesso facendo la guerra letteralmente al rimbalzo del San Paolo Ostiense. Giannini contro Rodriguez, va il capitano del San Paolo Ostiense, mette il pallone di là, riesce a mantenere in qualche modo miracolosamente il pallone della squadra ospite. Giannini ci riprova da 3, tiro senza ritmo, al rimbalzo però è ancora forte la squadra blaugrana, ancora però sbaglia da 3 Loi, alla fine va a prendere il pallone Garofalo che subisce il fallo e andrà in lunetta. ...13 punti di vantaggio del Formia quando mancano 27 secondi alla fine. A meno di clamorosi risvolti, il Formia potrebbe aver archiviato la pratica San Paolo Ostiense. Con Garofalo che è andato a mettere i 2 liberi. Di Rocco qui fa la guerra, il pubblico rumoreggia per la vita tutto regolare, riesce comunque a servire un compagno. 10 secondi alla fine del possesso, discrepanza di circa 5 secondi dal cronometro dei 24 e quello della chiusura della partita, ma con i 2 punti di Rodriguez direi che è tutto, finisce qui il Metaformia Basketball, batte 77 a 64 il San Paolo Ostiense, seconda vittoria per la squadra di coach Di Rocco in questo avvio di stagione della Serie C Gold. Resta 2 punti invece la squadra che ha lottato qui come ospite, il San Paolo Ostiense, sale a quota 4 punti il Metaformia grazie a una grande prestazione di Pablo Ariel Rodriguez e di Francesco Piocota che ha finito però anzitempo la partita, sofferto al rimbalzo la squadra di casa ma è riuscita a portare in cassa 2 punti importantissimi. Festeggia quindi a centrocampo la squadra di coach Gianni Di Rocco e per la nostra diretta è tutto. Un saluto da Davide Guzzardi alla cronaca e Nicola Dell'Anno alle immagini che avete visto di questa fantastica partita. Rimanete con noi per le interviste e il post partita e per tutti gli appuntamenti sempre qui su RTG Telegolfo. Grazie e buona serata a tutti. E siamo qui con 2 dei protagonisti della partita, il signor Di Rocco e il signor Norbedo. È stata una partita abbastanza complicata, a un certo punto nel terzo quarto è sembrato potesse prendere il largo, poi cos'è successo? Sì, innanzitutto grazie per il signore, penso è da rispettabile, quindi grazie veramente tanto. Allora sì, noi è stata un po' la partita fotocopia di fondi, nel senso che noi siamo partiti bene, abbiamo fatto buon break all'inizio, poi ci siamo un pochino spenti, poi a fondi sappiamo com'è andata, oggi è andata diversamente. Penso che
l'andamento è stato così per le caratteristiche delle squadre, loro tendono a tenere sempre il ritmo molto alto, quindi questi li ha premiati nella parte in cui noi eravamo più stanchi. Noi probabilmente ci abbiamo messo un pizzico di esperienza in più, abbiamo messo dei canestri che gli hanno tagliato le gambe nel momento decisivo e alla fine, a parte molti tiri liberi che hanno messo loro che li hanno rimessi un po' in gara, abbiamo tenuto la partita dalla nostra. Restando in quel terzo quarto abbiamo fischiato, diciamo, diversi falli anche gravi, a cosa è dovuto? Un po' delle decisioni dell'arbitro o magari è stato un vostro atteggiamento dovuto al momento della partita? Noi comunque eravamo carichissimi perché venivamo da un break ad inizio terzo quarto e poi qualche non fischio o qualche fischio a sfavore ci hanno portato un po' di nervosismo. Comunque noi dovremmo imparare a continuare a vincere queste partite qua, queste partite che si mettono così e così, e di conseguenza oggi è andata bene e dobbiamo tenere la concentrazione alta per tutti i 40 minuti. E avete imparato quindi qualcosa dall'ultima sconfitta, ma abbiamo sentito anche poco fa, diciamo, l'andamento è stato più o meno simile. Oggi avete comunque mantenuto sempre circa 10 punti di distanza alla fine dei vari quarti per poi prendere il largo qui nel finale, quindi avete imparato dai vostri errori e avete preso qualcosa da ogni partita che avete affrontato finora? Sì, esatto, comunque con quel recupero loro nel terzo quarto magari giovati dall'esperienza dell'altra partita abbiamo imparato e si è rimasti lì con la testa. Loro avevano recuperato 7-8 punti, ma noi abbiamo continuato a giocare, siamo rimasti lucidi e alla fine le abbiamo portate a casa ed è stato importante soprattutto per noi, per la nostra testa. Abbiamo visto quindi comunque una gran prova di carattere, anche perché considerando un dato mi sembra che al rimbalzo comunque la squadra ospite sia stata un pochino più precisa di voi, arrivando anche ai rimbalzi in attacco con grande costanza, ma ciononostante ci sono tanti punti tra voi e loro alla fine della partita, quindi un po' le due facce di una medaglia, che come viene valutata dopo la seconda vittoria stagionale? Sì, loro effettivamente hanno preso tanti rimbalzi, probabilmente soprattutto nella fase finale, che li ha fatti rimanere un po' così sulla partita. Noi però diciamo che dobbiamo essere bravi non dovrebbe essere questo il problema, visto che la nostra squadra forse è più a trazione sotto canestro, siamo grossi, però probabilmente siamo un po' più statici di loro, ci hanno penalizzato i rimbalzi lunghi, quindi i rimbalzi dinamici. Abbiamo difeso tante palle fino ai 24, però questo ci può far bene, come ha detto giustamente Matteo, se tieni la concentrazione in queste partite ne fai tesoro per il futuro. Quindi chiedo a voi due un pregio su cui puntare da qui fino alla fine e un difetto invece che dovete migliorare. Vado a caso, il difetto e pregio, così facciamo tutti e due. Sì. Il difetto forse se non ce ne sono puoi dire no. Assolutamente, fortunatamente abbiamo tanti margini di miglioramento, probabilmente un po' più di tranquillità in attacco, sembriamo un po' che ci affidiamo tanto sul talento, che è un bene, che ne abbiamo tanto, però poi nelle partite che conterà ci dovremo affidare di più al giropalla, agli schemi e magari a dei canestri più semplici, quindi probabilmente un miglioramento in attacco. E invece il pregio? Pregio secondo me è la nostra voglia di vincere, perché noi a mio parere siamo una squadra di vincenti, nel senso che diamo tutto e fino a che buttiamo sangue in campo, capito? Perciò questo è il nostro pregio, secondo me. Siamo qui con il preparatore Hansel Prilli, alla fine di una partita abbiamo appena commentata con due dei vostri giocatori, è stato sottolineato un piccolo calo di tensione nel corso della partita, ma soprattutto una superiorità degli avversari ai rimbalzi, soprattutto offensivi. Sono chiaramente faccio delle valutazioni di tipo pratico, insomma, cosa si può fare per migliorare da questo punto di vista? Ma io credo che molto faccia l'attenzione, credo che noi dobbiamo impegnarci a stare attenti durante tutto l'arco della partita e quindi per 40 minuti non ci possiamo permettere di avere dei blackout. E per quanto riguarda la fase dei rimbalzi io credo che sia la stessa cosa, è molto una questione di fare attenzione ai particolari.
cercando di analizzare proprio la questione da un punto di vista di preparazione atletica, abbiamo visto comunque una squadra che è molto attenta dal punto di vista almeno degli intercetti, abbiamo visto almeno due o tre fondamentali che hanno mandato la squadra in campo aperto, c'è stato detto che è una squadra a trazione anteriore e in attacco chiaramente ci vuole tanta intensità, per avere tanta intensità ci vuole un'ottima preparazione fisica. A che punto siamo, anche se siamo solamente alla terza giornata? Sì, è lunga, no, stiamo lavorando bene, i ragazzi in realtà sono tutti lavoratori, non è un gruppo che ce la mette tutta, quindi dal punto di vista degli allenamenti sta andando molto bene, però ecco, è lunga, ancora abbiamo molto da fare. Un aspetto da migliorare dopo queste prime partite che avete notato voi dello staff? Ma io credo che dobbiamo mantenere un po' più la calma nei momenti critici della partita.